Ok, Salim, sappiamo che Decibel tiene Panther da qualche parte in quella torre. Cercare di accedervi entrando dal palazzo sarebbe impossibile. Per fortuna quel negozio di tappeti ci tornerà utile. Ah, sì, i tappeti di onesto Hassan possiede tantissimi negozi, ma non è così onesto, fidati. In effetti avevamo in piedi una truffa di tappeti volanti e lui fingeva di essere... Non abbiamo molto tempo. Ok, prego, continua. Allora, in base agli schemi, il negozio è collegato alla torre. C'è un sistema d'aerazione sul lato dell'edificio. Devi solo introdurti negli spiattatoi e arriverai dritto nel negozio. Una volta lì puoi passare all'interno e raggiungere la torre. La fai sembrare facile. Vorrei vedere te strisciare negli sfiatatoi alla mia età. Ci risentiamo nel negozio. Buona fortuna! Sfiatatoi, corde! Chissà se questo Bentley mi farà anche saltare dentro i cerchi, poi... Prima impugno la corda, poi tengo premuto il tasto R2 per attivare il Focus Cooper. Così posso salire o scendere come un fulmine. Aspetta, la stanza non corrisponde ai miei schemi. Deve essere stata ristrutturata di recente. Oh, dammi un attimo per raccapezzarmi. Oh, per la barba di Aladino. Non conosci la regola numero 37 del manuale ladresco? Aspettati l'inaspettato. Prevedi l'imprevedibile. Anticipa l'inanticipabile. Non perdere il turbante. Le letture del sonar indicano un vecchio passaggio attraverso un sistema di grotte sotto il pavimento. Vediamo. Massa di carico, angolo di incidenza, umidità relativa, diviso per 2, fatto! Salim, se riusciamo a far cadere la pila di tappeti all'angolo, aprirà un buco nel pavimento che conduce alle grotte sottostanti. Riusciamo? A me sembra che farò tutto da solo. Che ne dici se ci risentiamo quando raggiungi il passaggio? Ti sbuccio come una banana. Serpenti? Perché proprio dei serpenti? Serpenti? Perché proprio dei serpenti?
se avessi una lampada magica, chiederei che questa missione fosse finita. Wow, quegli scorpioni diavolo sono proprio enormi. Che brutti. Basta che li eviti. Se distruggi quei cumuli di nidificazione, li eliminerai. Prosegui e dovresti raggiungere la base della torre. Ho appena infilato la mano in... Vuoi che ti porti qualche scorpione, Bentley? Sanno di pollo! No, grazie, sto cercando di smettere. Ma certo, arrampicarmi! Lo adoro! Non vedo nessun punto d'accesso, ma quella leva sembra interessante! E fai attenzione a non svegliare nessuno nei nidi di scorpione! Ah!
Preferirei essere in groppa a un cammello con tre gobbe. Preso! Preferirei essere in groppa a un cammello con tre gobbe. Ti ho in pugno! Preferirei essere in groppa a un cammello con tre gobbe. Ti ringrazio ancora per quest'idea soprattina. Un regalo perfetto.
Lame e trappole, proprio quello di cui ha bisogno un vecchio ladro. Almeno questo poveraccio si sta riposando. Sonora emesse da quel dispositivo. Ho già visto questo genere di cose in una missione a Praga, ma questo è tutto un altro livello. Controllo della mente con la musica è geniale. Genio del male. Allora non c'è speranza. No, bisogna solo disattivare il dispositivo prima di liberarlo. Ma dobbiamo stare bene attenti, o rischiamo davvero che il suo cervello diventi gelatina. Cos'è la gelatina? Oh, una specie di baba ganoush o hummus, ma la frutta. Oh. Esatto. Fammi vedere da vicino quell'aggeggio, così lo posso spegnere.
Wow, potenti questi repulsori elettrostatici! Bentley, concentrati sull'obiettivo! Potenti questi repulsori elettrostatici! Ehi, sembra un flipper! Ehi, sembra un flipper! Potenti questi repulsori elettrostatici! Ehi, sembra un flipper!
bene? Oh, la mia testa. Dove sono? Sei stato imprigionato, ipnotizzato e costretto a creare falsi da quella malvagia elefantessa. Ma io ti ho liberato dalla sua musica incantatrice con, un piccolo aiuto. Sì, bello. Ho fame. Hai portato del cibo? Hai qualche coda di scorpione arrostita? O latte di cammello? Ottimo! Mi arrampico fino alle stelle per te e tu pretendi latte di cammello? Ma non c'è di che. Yeah.